Merlino. Il mago più celebre di tutti i tempi, conosciuto anche come Principe degli Incantatori, membro della corte di Re Artù, medievale, date sconosciute. Agrippa. Celebre mago incarcerato dalla gente comune a causa dei suoi testi, 1486-1535. Elfrida Clagg. Capo del Consiglio degli Stregoni, 1612-1687. Grogan Stamp. Apprezzato ministro della magia, nominato nel 1811, 1770-1884. Gulliver Pokeby. Esperto di uccelli magici, fu il primo a identificare il significato della canzone Profezia, 1750-1839. Glanmore Pix, famoso uccisore del serpente marino di Cromer, 1677-1761. Hesper Starkey, strega che studiò l'influenza delle fasi lunari sulla preparazione delle pozioni, 1881-1973. Derwent Shimpling. Mangiò un vaso di tentacoli velenosi per scommessa e sopravvisse, ma assunse un inquietante color porpora. 1912, ancora in vita. Gunilda di Gorsemur. Strega gobba e con un occhio solo, che trovò una cura per il vaiolo del drago. 1556-1639. Bardock Maldon, capo del Consiglio dei Maghi dal 1448 al 1450, 1429-1490. Erpo il Folle, primo creatore conosciuto del basilisco, antica Grecia. Merwin il Malvagio, ritenuto l'inventore di svariate forme di malocchio e stregonerie, medievale, date sconosciute. Andros l'Invincibile, è ritenuto l'unico mago ad aver creato un Patronus di dimensioni giganti, antica Grecia. Fulbert il Timoroso, famoso per essere stato così codardo da non uscire mai di casa. Morì quando un incantesimo di difesa fallì facendo crollare il tetto. 1014-1097. Paracelso. Rinomato fisico, alchimista e chirurgo. 1493-1541. Cliodna. Druida irlandese che scoprì le proprietà della rugiada lunare, medievale, date sconosciute. Fata Morgana. Sorellastra di Re Artù, strega del male e nemica di Merlino, medievale, date sconosciute. Uric Testamatta. Mago incredibilmente eccentrico, noto per l'insolita abitudine di indossare una medusa come cappello. Medievale, date sconosciute. Newt Scamandro. Celebre autore di Gli animali fantastici, dove trovarli. 1897, ancora in vita. Gwendalina la Guercia. Si narra che adorasse essere messa al rogo, tanto che riuscì a farsi catturare per ben 14 volte, ricorrendo a vari travestimenti. Medievale, date sconosciute. Lord Stoddard Withers,
allevatore di cavalli volanti, 1672-1769. Circe. Viveva sull'isola di Eea, esperta nel tramutare in maiali i marinai dispersi, antica Grecia. Glenda Kittock, famosa presentatrice del programma L'ora della magia su RSN, Radio Strega Network. 1964, ancora in vita. Adalbert Inkant, famoso teorico della magia, 1899-1981. Perpetua Fancourt, inventrice del lunascopio, 1900-1991. Almeric Sobridge, famoso per aver sconfitto un mostro che terrorizzava coloro che attraversavano il fiume Wye. Si ritiene che il mostro in questione, dal peso di oltre una tonnellata, fosse uno dei più grandi mai esistiti in Gran Bretagna, 1602-1699. Mirabella Plunkett, famosa per essersi innamorata di un tritone a Loch Lomond mentre si trovava in vacanza. Quando i suoi genitori le impedirono di sposarlo, si trasformò in un merluzzo e da allora non si ebbero più sue notizie. 1839, sconosciuta. Tilly Tock, insignita dell'ordine di Merlino di prima classe per aver salvato la vita ad alcuni turisti comuni durante l'incidente di Ilfracombe del 1932, quando un drago si gettò impicchiata su una spiaggia piena di bagnanti. 1903-1991. Archibald Alderton, famoso per aver fatto saltare in aria il piccolo villaggio di Little Dropping nel tentativo di impastare magicamente una torta. 1568-1623. Artemisia Lufkin, prima strega a diventare ministro della magia. 1754-1825. Balfour Blaine, fondò il Comitato per gli Incantesimi Sperimentali, 1566-1629. Bridget Wenlock, famosa aritmante, fu la prima a stabilire le proprietà magiche del numero 7, 1202-1285. Beaumont Marjorie Banks, pioniere nel campo dell'erbologia e collezionista di rari fiori magici, scoprì l'alga branchia, 1742-1845. Donagan Tremlett, suona il basso nel popolare gruppo magico delle Sorelle Stravagarie, 1972, ancora in vita. Bowman Wright, famoso per aver sviluppato il boccino d'oro, 1492-1560. Joslind Vadcock, cacciatore della squadra di Quidditch del Paddlemore United, detiene il record di marcature nel campionato inglese di Quidditch di questo secolo, contro i pipistrelli di Ballycastle nel 1931. 1911, ancora in vita. Cassandra Wablatzky, celebre veggente e autrice del libro Svelare il futuro, 1894-1997. Chauncey Aldridge, prima vittima conosciuta del vaiolo del drago, 1342-1379. Gwenog Jones, capitana e battitrice dell'unica squadra nazionale di Quidditch composta da sole donne, le Arpie di Holyhead, 1968, ancora in vita. Carlotta Pinkston,
Si batté a lungo per abolire lo statuto di segretezza e svelare alla gente comune l'esistenza dei maghi. Fu imprigionata diverse volte per aver utilizzato la magia in luoghi pubblici in modo ostentato e intenzionale. 1922, ancora in vita. Godric Grifondoro, cofondatore di Hogwarts, diede il suo nome a una delle quattro case, medievale, date sconosciute. Crispin Cronk fu mandato ad Azkaban per avere tenuto delle sfingi nel suo giardino nonostante i numerosi avvertimenti ricevuti. 1795-1872. Cyprian Judol, l'unico arbitro di Quidditch che sia mai stato ucciso durante una partita. Il responsabile della maledizione non è mai stato catturato, ma si ritiene facesse parte del pubblico. 1312-1357. Devlin Whitehorn, fondatore della casa produttrice di manici di scopa da gara Nimbus. 1945, ancora in vita. Dunbar Oglethorpe, capo dell'organo di governo del Quidditch. 1968, ancora in vita. Miranda Gadula, famosa scrittrice di libri di incantesimi. 1921, ancora in vita. Edgar Strolger, inventore dello spioscopio. 1703-1798. Salazar Serpeverde, cofondatore di Hogwarts, diede il suo nome a una delle quattro case, medievale, date sconosciute. Elladora Ketteridge, la strega che scoprì l'uso dell'alga branchia. Stava per soffocare dopo averla mangiata e si riprese solo dopo aver infilato la testa dentro un secchio d'acqua. 1656-1729. Musidora Barquid, compositrice dell'incompiuta Suite Magica, nella quale si assiste all'esplosione di una tuba. La rappresentazione di quest'opera è stata vietata dal 1902, quando fece saltare per aria il tetto del municipio di Akerley. 1520-1666. Edelred il sempre pronto, famoso per la propensione a offendersi senza motivo e a lanciare maledizioni sugli innocenti. Morì in prigione. Medievale, date sconosciute. Felix Summerby, inventore degli incantesimi rallegranti. 1447-1508. Greta Kaczlow, autrice di Incantate il vostro formaggio. 1960, ancora in vita. Gaspard Shingleton, celebre inventore del calderone autorimestante. 1959, ancora in vita. Honoria Natcombe, fondò la Società per la Riforma delle Streghe. 1665-1743. Gideon Crumb suona la cornamusa nel popolare gruppo magico delle Sorelle Stravagarie. 1975, ancora in vita. Gifford Ollerton, famoso ammazza giganti, uccise il gigante Hengist di Barnton Superiore. 1390-1441. Glover Hepworth, inventore della pozione pepata, cura per il comune raffreddore. 1742-1805. Gregory il Viscido, famoso creatore dell'omonimo unguento dell'ipocrisia, pozione in grado di far credere a chi la beve che colui che gliela somministrata sia il suo migliore amico, sospettato di aver così conquistato la fiducia di Re Riccardo.
medievale, date sconosciute. Laverne de Montmorency, inventrice di numerosi filtri d'amore, 1823-1893. Havelock Sweeting, esperto in unicorni, contribuì alla creazione di riserve naturali per questi animali in tutta l'Inghilterra, 1634-1710. Ignazia Wildsmith, la strega che inventò la polvere volante, 1227-1320. Herman Wintrigam, suona il liuto nel popolare gruppo magico delle Sorelle Stravagarie, 1974 ancora in vita. Giocunda Sykes, famosa per essere stata la prima persona a trasvolare l'Atlantico su un manico di scopa, 1915 ancora in vita. Gondolin Olifante, famosa per i suoi studi sulla vita e le abitudini dei mostri, uccisa a colpi di randello nei Cotswolds mentre cercava di ritrarne uno, 1720-1799. Flavius Belby, unico mago mai sopravvissuto all'attacco di un letal manto, 1715-1791. Justus Billy Wickle, celebre capo del Dipartimento per l'applicazione della legge sulla magia, 1862-1953. Kirley Duke, suona la chitarra nel popolare gruppo magico delle Sorelle Stravagarie, 1971 ancora in vita. Bertie Bott, inventore delle gelatine tutti gusti più uno, 1935 ancora in vita. Leopoldina Smetiuk, prima strega inglese ad arbitrare una partita di Quidditch, 1829-1910. Regina Mev, leggendaria strega che preparava i giovani stregoni in Irlanda prima della fondazione della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, medievale, date sconosciute. Tosca Tasso Rosso, cofondatrice di Hogwarts, diede il suo nome a una delle quattro case, medievale, date sconosciute. Mopsus, indovino dell'antichità che sconfisse il veggente Calcante in una gara di preveggenza, antica Grecia. Montag Knightley, campione di scacchi magici, 1506-1588. Mungo Bonham, famoso mago guaritore, fondò l'ospedale di San Mungo per malattie e ferite magiche, 1560-1659. Myron Wagtail, cantante del popolare gruppo magico delle Sorelle Stravagarie, 1970, ancora in vita. Norvel Twonk, morì salvando un bambino da una manticora in fuga. Fu insignito postumo dell'Ordine di Merlino di prima classe, 1888-1957. Orsino Truston, suona la batteria nel popolare gruppo magico delle Sorelle Stravagarie, 1976, ancora in vita. Oswald Beamish, pioniere dei diritti dei folletti, 1850-1932. Beatrix Bloxam, scrisse i racconti del fungo velenoso,
libri per bambini ora vietati perché provocavano nausea e vomito. 1794-1810. Quang Po, mago cinese che scoprì i possibili impieghi per le uova di petardo in polvere. 1443-1539. Priscilla Corvonero, cofondatrice di Hogwarts, diede il suo nome a una delle quattro case, medievale, date sconosciute. Roderick Plumpton, cercatore della squadra di Quidditch dell'Inghilterra, detiene il record inglese per la più rapida cattura del buccino, 3 secondi e mezzo. 1889-1987. Roland Keg, presidente della squadra di Quidditch delle Gobbiglie Inglesi. 1903, ancora in vita. Blenheim Stolk, esperto di studi non magici e autore di numerosi testi, fra cui Gente comune famosa, uno studio sulla consapevolezza dell'esistenza della magia fra la gente comune. 1920, ancora in vita. Dorcas Wellbeloved, fondatrice della Società per le streghe indigenti. 1812-1904. Thaddeus Tarkel, famoso per aver generato 7 magonò e averli trasformati tutti in porcospini come segno di disprezzo. 1632-1692. Celestina Warbeck, popolare incantatrice pop. 1917, ancora in vita. Alberta Tuttle, vincitrice del grande duello fra maghi di tutta l'Inghilterra del 1430, sconfisse il favorito, Samson Weblin, con una maledizione fulminante. 1391-1483. Sacharissa Thagood, pioniera delle pozioni di bellezza, scoprì le proprietà curative contro i foruncoli del pus di bubo tubero. 1874-1966. Wilfred Elpick, primo mago a finire incornato da un erumpente africano. 1112-1199. Xavier Rastrick, eccentrico mago anfitrione scomparso inaspettatamente mentre ballava il tip-tap di fronte a una folla di 300 persone a Painswick. Da allora non si sono più avute sue notizie. 1750-1836. Heathcote Barbary, suona la chitarra ritmica nel popolare gruppo magico delle Sorelle Stravagarie. 1974, ancora in vita. Merton Graves, suona il violoncello nel popolare gruppo magico delle Sorelle Stravagarie. 1978, ancora in vita. Yardley Platt, serial killer di folletti. 1446-1557. Hengist, il folletto dei boschi. Allontanato dalla propria casa a causa delle persecuzioni della gente comune, si ritiene che si sia insediato in Scozia, dove fondò il villaggio di Hogsmeade. Secondo la leggenda, la locanda Tre Manici di Scopa sorge dove un tempo c'era la sua antica dimora, medievale, date sconosciute. Alberico Grunion, inventore della cacca bomba. 1803-1882. Dimfa Formage, rapita dai folletti durante una vacanza in Cornovaglia, trascorse il resto della sua vita terrorizzata da queste creature. Fallì nel tentativo di convincere il Ministero della Magia ad abbattere tutti i folletti.
1612-1698. Daisy Doddridge, prima proprietaria del Paiolo Magico, 1467-1555. Harry Potter, il bambino sopravvissuto. Albus Silente, attuale preside di Hogwarts.